puntata. Ma anche te, ha allargato la traiettoria.
chi ringrazia Giuda, davanti, non ha fatto nulla di strano, e lascia chi dietro e si scambia nel brutto. Campanella anche te, parla. Però di Gambaro ci fa capire che se n'è andata avanti.
Madonna, come gli è passato! Quindi ne manca uno, manca Carlo Suster purtroppo, no, perché gli sia successo di regalare, ha avuto un brutto ribaltone ieri proprio al salto dove adesso ci sono i primi due, è ribaltato male, rotolando per due o tre volte, poi chiaramente lui ne è uscito con i propri mezzi, niente di grave assolutamente, però macchina che era appoggiata malino, quindi Carlo Suster, no, ha preso la rete in piedi, un'altra cosa. Andiamo a vedere perché qui Hop viene, ma questa volta si fa la vittoria, una volta questa volta, cattiva. A casa mi sembra che ne abbia anche un po' di più, anche ieri mi ha dato quel tipo di espressione. Vediamo se allunga leggermente, se porta a casa quello che si sperava dal primo attacco. Ha provato a studiarsi un attimo le linee di Hop, visto che prediligeva la posizione centrale, quindi un attacco dall'esterno con l'incrocio della linea probabilmente è l'ideale, così abbiamo gol adesso, non treno. Allunga adesso, allunga Sveri. Vettura che porta un po' di segni sul posteriore, qualche legnata. Poi col 5,79 siamo a due, all'ultimo tiro quando arriveranno sul traguardo e quindi la classe C, questa è la manche marcia, ne sono due sempre, e poi passeremo ai prototipi, quindi vai a vedere poi il 306 visto che 306 che stava partendo adesso, da vai a vedere bene a capire il motivo, un ritardo che ci ha portato dietro un'ora fino alla tardo pomeriggio. Sempre in terza, vai per in quarta. E Schmidt in quinta posizione. 2, 4, 5 anche nella prossima, quindi ne avevo 7, 2 vetture in meno per quello che riguarda la manche.
sette della classe C che ci apprestiamo a vedere, perché dai sette in ieri sono state battaglie tosse, si sono picchiati al giusto, infatti dovrebbe mancare K-Mark Curlan. Ieri ha avuto una bella legnata e forse anche Beckman, lo vedremo dopo, perché davanti qua Smith la porta a casa alla grande, davanti a Dobbs partenza con Kurbat, di nuovo come le altre due maglie, quello con la vettura bianca, Christoph Kurbat parte sempre lento. Un motore con una cavalleria limitata soprattutto su uno scudo, ovvio, non penso che lui sia così. È o no un K10? Ha molto caldo, poi dopo mi scatene. Normalmente ieri ha fatto così, il K11 una mile quarto e poi è iniziato a macinare, quindi vediamo se anche oggi è della stessa forza, mentre davanti è stato con dimmi se quel golf con scritto mamma non sono come invece due senza con il maggiolone arancione striato di nero è andato davanti questa volta, però mi sembra che Schultz sulla carta ne abbia già di più, perché nel primo giro ha già cominciato no è corto a dare una piccola spallatina, ma attenzione perché è un sì. Che cazzo ne sei? Giù va da Maxi in testa. Sì. Poi Burla è giusto. E attacca già quasi subito con Martedì. È lì che se la studia. Aspetta solo il minimo errore da parte di Schultz davanti per dare all'attacco. Tipo no? Ma da attacco! E la chiude lì e da adesso diventa tonno. Ho capito te l'ho detto, scappa fuori la marcia e quello dietro non riesce a sorpassare. No, ma prese. Sì. Non possiamo dire che è una partita, perché non credo che sia nessun pilota che ama partire da casa. Mettersi dietro per poi dire adesso ti faccio vedere io come sono curioso di vederlo nella finale nella loro parte quando si saranno i migliori di quella che abbiamo appena visto chiudersi poco fa, quindi Schmidt e Hoppe. La marea già cosa c'è? E vedere lui cosa combinerà la marea con la sua pensione 336 la marea dei righi bianca con poco motore allo sbordo lo stilo è 4 viaggia nel 52-7 adesso si rompe. Puttana che tecca! Quando poi è solo tutte le linee precise, perfette, passa sempre allo stesso punto, stacca sempre allo stesso punto. Eccolo qua. E l'entrata di prepotenza. Schultz senza andare a chiudere il fabbio, ma senza allargare, perché sarebbe stato molto comodo. Vediamo che sono proprio così bravi, caldi e tranquilli. Questo era l'ultimo giro e intanto parte di nuovo, questa volta però ha il salto dalla sua. Se va a chiudere tutta la traiettoria interna di qua fino alla fine, intanto Monsieur Christoph Kurbat ancora una volta
parte piano, si nasconde nel, in due, in giro e mezzo, due, salta fuori. E la prima a vedere, curva parte da cani come normale, quindi davanti hop, spin, poi col 5.23 shoot, curva. È dietro, ci interessa vedere perché ci ha interessato enormemente. Quarto, passa da terra, passando all'interno del maestro, no, c'è di nuovo la quarta, ma perché? La terza e la quarta, è di nuovo quinto, vabbè, guardiamo gli altri, vediamo che cosa succede. Hop davanti, Schmidt in seconda posizione, poi shoot, cosa? Quindi, niente da fare, mi sa che oggi mi smentisce. Il buon Corvalle addirittura sesto e di più, ok, che sono sette giri e non sono i 4 e 5 delle manche normali, però insomma, sei giri all'arrampaggio mi diventano un pelino difficile. Andiamo a vedere, intanto Hop e Speed, non gliene potrebbe fregare di meno di quello che fa, se ne sono andati. Quindi in terza andiamo a trovare... Incuriosisce ovviamente provare a vedere se riuscisse a fare la plan partendo sempre in maniera cagnesca, per dirla tutta. Adesso però è quinto, due giri se ne sono saltati, quindi le dura. Ed è anche parecchio lontano dai primi due. Qua non ci sono i Joker Lab che possono fare anche un po' di differenza, qua o sei davanti o sei dietro. Quindi per il momento gli attacchi di spin. Bello, gasato, è simpatico, deve essere divertente. Sembrerà di essere ancora più bassi che su un kart, ma sai. Eccetera, prendura ferma che è quella di Vipel. Ah, si è girato! Si gira anche Hop, dai che rientra anche Corvalle. Che cattiveria! Qualche difficoltà un po' per tutti, quindi insomma, con 5.23 shoot, poi Dor, poi Corvalle. Senti, eh? Che fermiamo sempre, c'è tutto, con la lettura verde e blu. Giraccio di 3 secondi e mezzo. Come tempo rispetto agli altri. Vai in quarta, dal sesto è già risalito in quarta. Mancano 3 giri e mezzo, siamo a metà strada. Qua bisogna vedere, qua bisogna vedere di smetto. Oh, superato! E lo passa di brutto. Adesso vediamo se intanto. Intanto noi stiamo aspettando di vedere se il compagno riesce almeno ad attaccare per attaccare. Raga, ma quello qua sono io da grande comunque. Ma che roba! Bandiere che sventolano, bandiere gialle perché... Ma un tubo, c'è proprio un tubo da refrigerante. Cerchino di trovare l'asciutto. Proprio perso, dimenticato. Stato via, non lo vedo neanche fermo per la strada. Mamma mia, l'asciutto sta andando piano piano, chiudendo tutte le porte per non farsi infilare da Christoph Nubat. Due termini. No,
che palle. Vediamo che... Oh, ripassa! Perché intanto scumacchia da tutte le parti la macchina di Albinca. La terza posizione, ma che se i primi due la cassa era formata arriva ancora lì. Scatenato curvato, cerca di portarsi avanti. Andiamo a vedere, inizieranno l'ultima tornata. Let's go! Yeah! Let's go! Intanto Hoffman in all'ultimo giro. Ma che lo va a riprendere? Che fumina nera che ha ficcato! Ma sì, ma prende fuoco tra poco, però non subire delle grosse modifiche, anche se Smith sta andando parecchio piano, perché chiaramente quel fumo... No, vorrei prendere l'ultima curva. Ma manca una curva in meno. Piano, dai. Finish! Oh, con il suo Volkswagen! Guarda, mannaggia! Al volo su Curvax!